automatica di questo tipo. Allora, poi se ci sono delle domande dal pubblico, alzate le mani che gliele arrivo col microfono. Intanto gli chiedo subito una cosa io. Prima ha un po' raccontato rapidamente come ha girato il team, con la macchinetta, eccetera, eccetera. Volevo sapere però, facendo un passo indietro, come gli è venuta proprio l'idea, cioè come hai deciso, dopo l'ultimo terrestre, dopo essere passato al cinema dalla vita precedente che avevi, con un film in realtà poi complicato, strutturato, difficile, eccetera, eccetera, come hai deciso invece di riprendersi tutto in mano e fare una cosa del genere? Ma dopo l'ultimo terrestre ero stato abbastanza male per tante cose che erano successe. È un film al quale voglio bene, però alla fine è lungo a spiegarti, comunque ci avevo un po' sofferto per come era andato, eccetera. E il problema è che non riuscivo più a scrivere, cioè a scrivere storie, e io sostanzialmente sono fatto da quello, manco cambiare lampadina. Passavano i mesi e scrivevo cose che erano fasulle, cioè scrivevo e sentivo le voci nella testa, le voci dei futuri spettatori, dei futuri critici, e non ero libero, e quella cosa lì mi faceva stare molto molto male. Quindi ho detto, devo fare qualcosa, mi devo mettere in una condizione dove possa perdere il controllo e fare qualcosa anche spiacevole, anche storto, sicuramente spiacevole, però senza condizionamenti, libero completamente. Cosa sarà, sarà. Avevo una segreta speranza che mi avrebbe sbloccato, e poi volevo smettere di fumare, dovevo smettere di fumare. Per cui ho unito le due cose, ho detto, beh, mi levo la nicotina al sangue e impazzirò forse abbastanza da essere completamente stupido, che per me, lo so che sembra strano a dirlo, ma coincide con un'idea di libertà, cioè non voler fare della figura. Hai unito due piccioni con una favola, come si suol dire, perché sei riuscito a smettere di fumare tirando fuori qualcosa, e quindi non avevi neanche programmato in nessun modo. No, non c'è niente, ma si vede, nel senso, non avevo programmato niente. Io sto qui per fare domande sceme, tu per dare il non volevo dire quello, figurati, ma scherzi. No, me lo dico a me, perché io l'ho rivisto ora poi grande così, cioè, che paura, ci sono sempre io, c'è una cosa tremenda. No, non avevo programmato niente, mi svegliavo invece del pacchetto di sigarette sul mobiletto accanto al letto tenevo una GoPro, una piccola macchina da presa. In cucina avevo una Canon 5D montata su un cavalletto, pronta, che mi bastava arrivare e accenderla. Ma non perché pensassi di filmare chissà che, ma perché così la mia testa era occupata da qualcos'altro. Cioè io sono stato un tossicomane a 18 anni, perché ho proprio i cromosomi che hanno difficoltà sulle dipendenze, per cui avevo bisogno di un aiutino, come si dice. E poi ero curioso di vedere cosa succedeva girando con una macchina che non hai nemmeno il mirino, perché non sai mai cosa inquadri, è buffo. E poi non vedevo l'ora di arrivare alla sera per fare le musiche, per giocare ai montaggi. Quindi sì, si è risposta. Quindi insomma, diciamo, il tempo è il tempo reale puro come cosa. Sì, io ho girato chiaramente 100 volte più roba di questo. Poi la sceglievo, ma la sceglievo, cioè dire che la sceglievo se qui c'è un montatore vero o un assistente al montaggio vero, insomma niente di paragonabile al lavoro che fa un montatore, che si guarda tutte le cose, che davvero ne ragiona, ne discute. Io andavo in team, avevo girato 6 ore di roba e la scorrevo velocissimo, dicevo sì, te. Mi era presa così di affidarmi solo appunto all'istinto, per vedere se ce l'avevo ancora. Io su questo, cioè, mi piacerebbe che scendesse un attimo Domenico Procacci a commentare questo modo di lavorare da produttore vero qua. Io invece vorrei anche dire che lì seduti, nascosti, per loro volontà, chiaramente ci sono Michele Penco e Federico Penco, che sono le due persone che hanno fatto il film con me. Ma come lo racconti? Trovi forse più simile questo modo di lavorare al tuo mestiere precedente di disegnatore, proprio perché sei da solo più o meno a fare tutto e perché sei da solo istinto, oppure quello è, in realtà, se noi non lo facciamo, è più simile a una cosa più strutturata come puoi aver fatto con il film precedente? No, in realtà quello che volevo io era quello, cioè era riuscire a lavorare con una macchina da presa, con la stessa libertà e con l'improvvisazione che usavo, ho sempre usato nelle storie a momenti.
per cui il metodo che ho usato in questa lavorazione è assolutamente quello che io uso di solito nel disegno, solo che poi chiaramente c'è tutta la parte tecnica che è completamente diversa. Però il modo è quello, cioè di andare avanti con questa, che è un misto di presunzione, stupida fiducia che ci sia qualcosa in fondo alla storia, e quindi continui ad andare a scrivere, nel caso del fumetto a scrivere e qui invece da filmare, soltanto appunto per avere il gusto del momento, sperando che poi questa cosa diventi un racconto. Ma secondo me un racconto lo è. Io quando mi hanno chiesto per la prima volta, ho avuto la fortuna di aver scritto per primissimo, prima di passarlo agli altri colleghi, quando ho detto com'è, sembra che sia una specie di combattimento, di pugilato tra l'autore e l'autore, cioè una specie di combattimento allo specchio. Questo mi interessava molto perché il film è un film sotto certi aspetti molto divertente, però da cui esce carne e sangue, insomma, cioè non hai avuto pudore nel mettere questa cosa in scena. O se c'è non si vede, e questo è un altro... Beh, ho tagliato una scena dove ero tutto nudo. Sì, c'è un che veramente mi sembra che era sfocato, però insomma... Per il visto censura. No, per il visto mio. Per il non visto, che se sta meglio. No, vabbè, non avere pudore, io non ho figli, per cui capito, non devo difendere il mio buon nome con nessuno. Per cui il pudore non ce l'ho. Quando racconto nelle storie non ce l'ho mai avuto. Nei fumetti non l'ho mai avuto, anzi, proprio il contrario. E quindi non ce l'ho neppure qua. Poi in realtà ce l'ho, perché io di cosa succede in quella casa in cinema non sono riuscito a dire, per esempio, no? So no, che... No, ma più di prima, la cosa che ho raccontato nei libri, ma nei libri è un'altra cosa. Il disegno sposta tutto, capito? Quella era la casa vera. Però questo è un mettersi in gioco, cioè l'hai fatto lì, noi non l'avremmo mai saputo se la casa era vera o no, ma se sì. No, ma io volevo capire, ma perché cazzo faccio un lavoro che mi piace, ho una bella fidanzata, le cose mi vanno bene, perché c'è una parte di me che vuole morire, sempre? E andavo a giro a capire che cazzo, da dove veniva, capito? E so che viene da quella notte, lo so, perché basta fare 2+2. Quella notte è entrato un tipo in casa a violentare la mia sorella accanto e mi ha messo la pistola qui a me, eccetera. Per cui ho conosciuto la violenza degli adulti e degli uomini quando ero molto piccolo. E non mi ha toccato, in realtà non è riuscito a fare un cazzo nemmeno mia sorella, però ci ha terrorizzati per sempre. E quelle robe di storia, insomma, fanno male alle persone. L'ho raccontata in un libro che metti questa cosa, neanche faccio adesso la rivelazione pruriginosa, per l'amor di Dio. Però farla vedere era il risultato impossibile, mi sono fermato lì e soprattutto subito dopo averla fatta seria mi è venuto da farci lo scemo con Federico e Michele immediatamente, cioè proprio perché sì, perché comunque sia non mi riesce a prendere nulla seriamente, nulla. E quindi poi ho un certificato di psichiatria a Pisa che attesta che ho una sindrome bipolare grave, per cui io sono un suicida abitato da un clown, capito? E fanno ora succede, però c'ho avuto periodi dove questa cosa qui era molto più forte, però quando vado a raccontare li sento, capito? Li sento che mi parlano, cioè uno vuole, capito, andare giù e uno vuole stare su e io... Perché non dialogo a due continuo? Sì, appunto, cioè... Sì. Stato sì, che quella roba c'è stata dentro per... Domande? Sì, aspetta, arrivo io. Sei un bravissimo intervistatore. La domanda è questa, io avevo visto a Venezia l'altro film, era un film molto pensato, scritto, impegnato anche su un piano artistico che voleva dire molte cose, ambizioso, che tra l'altro se non ricordo male fu preso con molto rispetto dalla critica in prevalenza. E vedendo questo film ho trovato una cosa totalmente diversa, inaspettata, no? Tra l'altro mi domandavo, ora un po' mi hai risposto tu da dire, no, scusa, io sono un critico, poi tanto non finiranno il film. Quello che mi ha colpito molto in questo film è l'aspetto divertente, perché il film, forse non so se era programmato, forse ti è venuto facendolo, ma è un film che diverte anche molto, si sta con il protagonista, si aspetta di sentire le sue battute, si guarda che cosa si sta inventando, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo si avverte che sotto
c'è qualcosa invece di serio, di duro, che io non ho mai fumato, ma non ti credo quando dici che volevo smettere di fumare, ma credo che forse c'è dell'altro. Ora sì, quello era un pretesto. Sì, era il fumo, un pretesto. Ecco, con questo qui, in un certo senso, credi di esserti, come dire, liberato, tirato su, e ora puoi lavorare con più tranquillità e trovare una nuova strada rispetto a quella precedente a questa? E, insomma, ha avuto una funzione terapeutica come quella che ti sei voluto dare in fondo facendo questo film? Ce l'ha avuta sia appunto per la salute e ce l'ha avuta anche a livello artistico, perché io sto chiudendo ora un terzo film in questi giorni che è figlio di questo, nel senso che di questo c'ha la libertà, però c'ha la struttura e c'ha la qualità di un film quasi normale. È bruttissima questa cosa. Io ripeto, nel mini percorso piccolino che ho iniziato da pochissimo a fare col cinema, gli stessi passi che ho fatto nel fumetto. Nel momento ho studiato per diventare un bravo disegnatore, cioè che rispettasse i canoni. E ho fatto delle storie a fumetti che sono buone, ma nelle quali io non mi vedo, no? Che sono disegnate con cura e con attenzione a quelle che sono le regole del fumetto. Poi nel 94, quando Berlusconi vinse le elezioni, io cominciai a disegnare male, appunto. Cioè, a fare delle vignette di satira dove c'erano solo graffi. Avevo studiato tutta la vita per disegnare bene, capito? E quel giorno lì buttai via tutto. E secondo me quel momento lì era questo, era smettere di fumare fumando. Dopo quello cominciai a fondere la qualità del disegno con quella libertà lì. Io spero in questo terzo film che sto chiudendo ora di aver fatto quel passo, cioè di aver mantenuto la libertà un po' pazzoide che ho in questo, ho avuto in questo, con poi una... cioè è un po' più anche conciliante per chi lo deve vedere, insomma, non richiede tutto questo sforzo di cercare di capire cosa si sente, tutto sconclusionato. Ha una trama, dura un'ora e mezzo, ci sono degli attori con delle storie che uno segue fino alla fine, però senza questo film qui non l'avrei mai fatto, assolutamente. Per cui penso che questo sia per me, è un passo. Poi il film è nato che io nemmeno lo volevo fare, quella cosa che dico lì, lo so che sembro il re di paraculo, no? Che dice Marco lo voglio far vedere, eccetera, ma in quel momento io ero davvero convinto di non farlo vedere. Poi l'ha visto quella che io chiamo la mia coscienza di riserva, che è mia sorella, e lei mi ha detto che secondo lei c'era di più di quello che io ci vedevo, cioè c'erano delle cose che forse potevano anche interessare a altri, e mi disse no, fallo vedere Gianni, perché cioè non è così scemo come dici te. E lo mandai a Domenico e a Moretti. Tutte e due mi dissero che era bello, e allora ho detto vabbè, allora lo faccio vedere. Ma è stato questo il percorso. Io quando l'ho fatto, davvero l'ho fatto solo per me, ma non perché faccio l'artista che lavora per se stesso. Per l'amor del cielo, ho sempre pensato a far vedere le cose, ma perché in quel momento mi serviva proprio un piede di porco che scardinasse delle robe che mi erano e che mi tenevano giù. Poi vabbè, sono un vanesio, perché volevo sapere l'opinione di quell'altro, insomma è finito uno stupido. Visto che insomma c'è chi abbiamo sempre abituati a parlare del basso costo, ci si riempie sia come autori che come tutti, come produttori. Su questa qui siamo al costo zero praticamente. Quanto ci hai messo poi, dopo averlo girato, a dargli una forma che a te sembrava pazzoide, ma che comunque in realtà è una forma? No, ma io lo facevo giorno per giorno. Cioè, mi ero dato questa regola fatta di montare tutto quello che avevo girato nel giorno 1, lo montavo la sera del giorno 1, facevo le voci off quella sera lì, facevo le musiche quella sera lì, e chiudevo il giorno. E la regola era non puoi più tornare a modificarlo. Per cui è stato fatto così. Quello che vedete il primo giorno infatti è più lungo, è più sfilacciato, cioè il primo giorno è 20 volte gli altri, non è proprio squilibrato. Ma perché quel giorno era stato così, era il giorno in cui proprio avevo più bisogno di starci. E la notte montavo e facevo le musiche, i suoni, gli effetti, e il giorno dopo ricominciavo. E ho fatto così, ho chiuso giorno per giorno per 10 giorni. Finito il decimo giorno, il film poi avete visto, insomma, non ha un finale purtroppo, anche, no? Evapora. Cioè, è che io il decimo giorno ero normale.
Non sapevo più di nulla, capito?